Urbino per la presentazione del libro di Angela Mendicino all'Oratorio San Giovanni Bosco. Il libro si chiama La gioia di vivere ed è stato presentato dall'associazione Amici della Musica. Semplice, perché certe volte mi sono trovata davanti a tanti ostacoli, ma con l'aiuto della mia famiglia, ancora oggi, cerco di superarli e guardare avanti. Scrivere mi aiuta molto a essere serena. Grazie alle mie amiche, che anche se certe volte sono tanto in ansia, loro mi sostengono e mi stanno vicine. Adesso basta con le chiacchiere, un bacio a tutti e grazie di essere venuti. Portate a casa il libro, è un'occasione da non perdere che potrà aiutarvi a conoscermi meglio. Un grazie soprattutto a Don Giacinto e alle suore per aver messo a disposizione l'oratorio. Thank you.
Che magari a parole, a voce non riesce a trasmettere, ma quando scrive apre questa sua anima così, così nobile, così dolce, così profonda e riesce a creare queste poesie molto gentili, dolci. Angela è arrivata a San Mango che era, mi ricordo, uno scricciolo, scontrosa, aveva lo sguardo un po' triste e poi mano a mano è riuscita ad inserirsi anche nell'ambito della chiesa ed è diventata quella che vedete adesso, un'angela solare, spiritosa, che sa ridere, sa stare in compagnia, sa scherzare, sa offrirsi agli altri. E io ti voglio ringraziare, Angela, perché hai fatto un grande dono con questo tuo piccolo quadernino di pensieri, perché alla fine io ricordo quando venivi all'associazione con i tuoi quadernini, poi ti sedevi là in silenzio e scrivevi. Quindi sono i tuoi quaderni questi qua. Io ho deciso di leggere una poesia che secondo me è bellissima. Che tra l'altro il nostro Armando aveva citato una piccola frase. Il mio corpo. Il mio corpo sembra un tronco duro e marcio, con i rami spezzati. Il mio corpo sembra una carriola che non riesce a portare un peso massimo. Il mio corpo è una barca nera che a volte non ce la fa a tornare in superficie. Il mio corpo è un colore di verde speranza che non si arrende quando ci sono ostacoli. È doveroso da parte nostra come associazione dare la parola ad Armando Orlando, storico, e tra le altre cose da qui a poco con Don Giacinto abbiamo mezzo concordato la presentazione del nuovo volume Cleto Saluto San Mango d'Aquino, che è appena uscito, e quindi questo è importante, Angela, che stasera ci sia anche una presenza di gente, insomma, che è quasi famosa in tutta Italia per aver scritto delle belle cose. Io ti auguro una lunga carriera anche come... La poesia è qualcosa che si muove per le strade, la poesia è qualcosa che sta dentro di noi. Guardare il cielo, guardare le nuvole. C'è molta gente, specialmente in questi nostri tempi moderni, che guarda però non vede. Non è la stessa cosa. Capisco il modernismo, la fretta che noi abbiamo, la velocità con la quale avvengono le cose. Però dobbiamo un po' tornare indietro e dobbiamo riscoprire la voglia non solo di guardare le cose, ma di vederle. Guardare un viso e vedere le sofferenze, i lineamenti di questo viso. Guardare gli occhi e leggere qualcosa in questi occhi. E questa è la poesia. E anche questa è la poesia. È il mistero che circonda tutte le cose. Angela, con questo libricino, ci ha insegnato non solo a guardare, ma a vedere. E io sono contento di essere qui stasera perché l'ho conosciuta quando si è iscritta all'associazione Amici della Musica
Poi ho sentito la sua voce mentre preparava le canzoni di Laura Pausini e mentre cantava le canzoni di Laura Pausini. Ho letto questi versi prima che venissero pubblicati e sono rimasto meravigliato positivamente dal significato e dalla intensità delle sue parole. Sono qui questa sera perché sono anni che portiamo avanti nel paese. Eccoci qui questa sera è per festeggiare Angela Mendicino, che ha presentato un libro di poesie scritte esattamente da lei, con le sue mani. L'affluenza è stata abbastanza buona. Tra le persone naturalmente c'erano i parenti, i genitori di Angela, che si sono dimostrati molto soddisfatti del lavoro fatto dalla figlia. Ma adesso vediamo che cosa ci raccontano, come hanno vissuto questa esperienza che ha compiuto Angela. Parliamo con il papà di Angela. Molto contento. E cosa ne pensa? Ha visto comunque che Angela ci ha messo molto impegno, ha lavorato molto per raggiungere il suo obiettivo. Sì, ha lavorato molto e anche contro le... non contro, diciamo, noi eravamo all'oscuro di tutto praticamente. Ha fatto tutto da sola. Tutto da sola, non ha chiesto aiuto, tutto con le proprie forze. Sì, tutto con le proprie forze. Siamo molto contenti con la mamma. Sentiamo adesso invece cosa ci dice la mamma di Angela. Signora Mendicino, che cosa ci dice su Angela, sul suo libro, le piace? Sì, mi piace moltissimo, io l'ho letto già da tanto tempo, lei ha iniziato a scrivere da piccolina, poi l'ho aiutata io un po' a farle, ma questo qui la fa tutto lei da sola, sono orgogliosissima di lei. Ecco, quindi ringraziamo i genitori di Angela e la gente che ha preso parte a questo evento e speriamo che Angela possa andare avanti con questo suo lavoro e raggiungere grandi successi. E ora per concludere diamo la parola alla protagonista di questa serata, Angela. Andiamo da... Angela, vieni qui. Angela, raccontaci un po' questa tua esperienza, come ti è arrivata la passione per la scrittura? Allora, scrivo da molto tempo, quando ero piccola, e scrivo quello che magari sento con quelle situazioni e riesco a ispirarmi. E questa è stata un'esperienza bellissima. Quindi tutto quello che provi poi lo traduci in parole? In poesia, in pensieri, in quello che lo... E come hai avuto questa idea di fare proprio di pubblicare un libro? Allora, con il signor Alfredo, che a farlo mi ha aiutato, e poi lui mi ha aiutato, è andato in una topografia e mi ha aiutato a... Ti ha dato una mano per pubblicare questo libro. Gliel'ho fatte leggere. Gli sono piaciute, ho detto perché no, proviamo. Ecco, così.